Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Ritroviamo Beppe Marconi. Buonasera, era un po' che non ci vediamo. Un po' che non mi ritrovi. Poi dopo chiudiamo anche dopo noi. Richiudiamo. Andiamo al mare un poco. Io sono già stato. Senti, siamo qui in via Petrarca perché sono... Nella via più fredda di Arezzo. Perché è più fredda? Perché d'inverno ci tira un vento sempre, te lo dico perché col carnevale, ci tira un vento freddissimo qui, viene presa di impeto dal vento freddo. Ora però non è che sia tanto freddo oggi, eh? No, ma siamo in un altro... Però il vento ci tira sempre. Sì, è vero, il vento c'è sempre. Quindi per trovare un po' di ristoro dal caldo bisogna venire in via Petrarca. Esatto, qui il vento ci tira sempre. Allora, c'è il senso unico perché è iniziato questo cantiere, come dice il cartello, sai come la chiamano? Tutti lo chiamano il Boulevard, però in realtà la vecchia giunta di prima l'aveva lanciato come, guarda c'è scritto anche lì, che fa più, è più pomposo, riqualificazione degli assi ottocenteschi, hai capito? Volgarmente chiamato Boulevard. Niente a che fare, penso, col boulevard francese, giusto? Penso proprio di sì. Come hanno fatto negli altri lati di via Petrarca? Era rimasta soltanto via Petrarca, da riqualificare. E beh, che ti devo dire io? Ti dico come le altre volte, che per me sono soldi buttati via. Cioè tu non avessi fatto niente? Assolutamente no, ci sono opere molto più importanti da poter fare e alla svelta per far sì magari che la circolazione... E si sviluppi ancora meglio, per creare i parcheggi, per creare piste ciclabili. Sì, secondo me sì, gli dà un piccolo ammodernamento, ma di fatto poi ti piace te, via Guido Monaco, via Crispi, via Roma. Non ci trovo niente di speciale. Bravo, esatto. Hanno allargato i marciapiedi, hanno dato una ripulita, hanno rimesso, hanno appunto visto, sono qui a livello di asfalto, quindi sicuramente i lavori straordinari di manutenzione andavano fatti. Però sinceramente io l'avrei buttato in un'altra parte. Andava risistemata la strada sicuramente. Sì, sicuramente quello, sì, vabbè, una manutenzione ordinaria, straordinaria della strada l'ha fatta, però per il resto per me sono soldi buttati via. Allora, spariscono i posti auto, quelli diciamo fissi, ci sarà qualche carico scarico, quindi... Ai. E spariscono... Ah, mi ritorna a mente qualcosa di vecchio. Cioè? Certi privilegi che c'erano sui posti alti. Quali privilegi? Dai, su, lo facciamo nome. C'è chi ci parcheggiava e stava lì tutto il giorno? No. C'è chi aveva permessi speciali. Stava lì, bello, bello. Bello, bello. E ora dove andrà? Andrà al parcheggio della Cadorna, gli daranno permesso. Ma come anche lì, sai che Ghinelli ha detto che anche lì vuole ridurre, perché c'è sempre il progetto del baldaccio. Penso che sia veramente interessante. È l'importante prima che faccia il doppio foro sotto la ferrovia, in modo tale che si possa accedere tranquillamente. Ha fatto anche quello che era una vecchia, ti ricordi, ci facemmo un SOS, mia battaglia, ci facemmo un SOS. Esatto, era una vecchia mia battaglia del raddoppio, perché primo poi andare a baldaccio tranquillamente anche dalla zona di Pescaiola e in secondo luogo si evita di fare il giro pesca da via Cittadini. Comunque, scusa, guarda, via, adesso è passato, perché adesso la pista ciclabile è stata tolta e vedi, ora tipo la bici continua ad andare lì, sì, in contromano e poi entrano nel marciapiede. Quindi come si risolve adesso per le biciclette? Come faranno? Non devono più passare da qua? Ma c'era anche un altro progetto qui, non ho capito perché non si porta avanti. Qual è il progetto? Qua, dentro l'area della caserma Cadorna, attraverso via Guido Monaco, creare nell'ex parcheggio, creare un passaggio e arrivare fino alla fine giù del palazzo della SIP, in modo da sbucare davanti alla piazzetta lì dove è il catasto. Era un passaggio pedonale ciclabile, potrebbe essere un'idea sempre da portare avanti per far sì che le biciclette non passino di qua, perché poi, oh scusa, la pista ciclabile qui, o farla o no, in questo modo, non farla è la stessa cosa. Sì, sì, perché c'erano le macchine. Forse è meglio non farla. Tutti i posti auto, esatto, dei marciapiedi. Forse è meglio non farla, così almeno si creano pericoli. Esatto, comunque è arrivato il cartello, pista ciclabile chiusa, senso unico. Ci hanno anche segnalato che qualche furbetto fa delle inversioni qui per cercare di bypassare il senso unico. Cioè? E così ci hanno detto. In che senso fate? Perché solo chi esce dalla Cadorna può, diciamo, fare un altro giro, esatto. C'è qualcuno che però, capito, cambia... Come quello laggiù? Esatto. È bravissimo, bravissimo, laggiù. Bravissimo. Vedi? Basta dirlo e qualcuno lo becchiamo subito.
Quindi sono le solite cose che... È meno normale, dai. C'è stata qualche lamentela anche degli autisti degli autobus. Sì, quello ho visto, perché secondo loro andava fatto in modo diverso e secondo il loro progetto non ci sarebbero state le code. Sarebbe una cosa da verificare, sinceramente non so giudicarlo se effettivamente è giusto o no quello che dicono. Staremo a vedere, comunque durerà qualche mese sul lato sinistro. Fino andando, sì, e poi entro dicembre si è detto sì. Tutti e due i lati. Ho visto fino a gennaio. Quindi avremo un bel po' fino a... Immagini poi settembre, ottobre con tutte le scuole, Natale. Natale. Vabbè, d'altronde i lavori vanno fatti, sì, come sì. Quando faranno. Scusa, faremo, ha detto. Quando faranno il sottopasso in via Fiorentina per la nuova viabilità, sicuramente ci saranno disagi un anno intero. Lo faranno? Ma io veramente spero di sì, perché il progetto è bello, quindi spero che vada avanti. Ci vediamo domani. Ciao.